Jonathan, allora il tuo ritorno in campo dal primo minuto è coinciso anche con una bella vittoria, è stata una vittoria fondamentale anche per la classifica, per il morale, per tutto. Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, come hai detto, per il morale, per cercare di prendere i punti, ma soprattutto per continuare a fare quello che stiamo facendo da inizio stagione, continuare a fare bene e togliersi un po' di soddisfazione. Ti chiedo come ti senti dal punto di vista fisico, questa sosta immagino ti aiuterà ulteriormente a trovare la condizione giusta. Io comunque sto bene, sono già da 2 settimane che comunque dopo l'infortunio ho recuperato bene, quindi adesso, come ho sempre detto, sono a disposizione del mister quando ha bisogno. Jonathan, che cosa può fare questo Parma ancora? Dove può arrivare concretamente, secondo te? Ancora penso che è ancora tutto presto. L'importante è fare più punti possibile per la salvezza. Dopo che uno ha raggiunto l'obiettivo, si può guardare in alto. Senti, la tua a Torino è stata una partita un po' particolare, tanta sostanza, tanta quantità, D'Aversa che cosa ti aveva chiesto? Beh, è stato comunque da parte mia, penso, una partita dove ho dovuto più difendere che attaccare, però si sapeva perché comunque il Torino spinge molto, quindi l'importante era cercare di bloccarli e ripartire in contropiede, che è la cosa che riusciamo a fare meglio. E quindi per me ho giocato un po' più basso, magari per lasciare un po' più libero gli altri, un po' più alto, quindi va bene, l'importante è portare a casa i punti. Nonostante questo, hai sfiorato anche il gol del 3-0, insomma, una dimostrazione che non hai perso certo il vizio di attaccare. No, sicuramente per arrivarci ci arrivo, quindi per me era importante comunque farmi trovare pronto e che fa vedere che sto bene, quindi sono pronto. In percentuale a che punto sei? 50, 60, 70? No, ora direi che sono a disposizione, sono pronto, quindi dopo 3 settimane, che dopo l'infortunio, posso dire che sono al 100%. Anche perché i tifosi si aspettano molto da te quando hanno, comunque, quando sei arrivato avevano una grandissima aspettativa. Tu che cosa senti di dire più o meno a loro? Ma sicuramente è normale che si aspettano molto, ricordandosi Ianico passato qua, dopo arrivando comunque dall'Inter, quindi per me personalmente devo solo tornare a fare quello che so fare e il resto viene tutto facile. L'ultima parte mia, hai lavorato con tanti allenatori importanti. Qual è il punto di forza di D'Aversa? Ma penso che il mister è molto preparato, studia bene come fermare gli avversari, quindi su quello posso dire che è molto preparato. Sicuramente oggi è un Biabiani più maturo rispetto a quello della sua precedente esperienza col Parma. Jonathan, ti senti più maturo, cresciuto? Beh, sicuramente sì, già con l'età sono cresciuto e in più ho girato un po', sono andato con tanti allenatori, quindi da qualsiasi allenatore ho imparato qualcosa. Piacerebbe sapere anche un tuo giudizio sul gruppo, sulla squadra, insomma, quest'anno. Ho trovato un gruppo molto unito, ma penso che si è visto con quello che hanno fatto negli anni passati. E loro adesso sono arrivati insieme in Serie A e si vede che hanno tanta voglia e il gruppo è bello, ognuno corre per l'altro e questo penso che sia il punto forte del Parma. Ritorno in campo ci sarà il Sassuolo, che è una squadra che gioca a calcio e gioca anche bene, no? Impersonando un po' il suo allenatore, rispecchia un po' la filosofia del suo allenatore, di Zerbi. Sì, Sassuolo giocava molto bene, ha un allenatore che sento dire comunque che è molto bravo e si vede quello che fa con la sua squadra, però se noi facciamo quello che ci chiedono i mister e continuiamo comunque a rimanere concentrati e non mollare niente, possiamo prendere punti anche in questa partita.